Eccomi qua, è il 3 gennaio, per il mio compleanno sono qui in una location dell'altra economia, archeologia industriale, dove ci stavano i corral del mattatoio, dove lavorava mio padre negli anni 70. C'è la mostra interessante che ha organizzato una mia amica, e quindi oggi è la mia agopuntura di parole, verterà sulla gratitudine, perché ovviamente per il compleanno facciamo una piccola upgrade vibrazionale e la gratitudine sembra che abbia un effetto sulla coscienza collettiva superiore all'amore incondizionato. Quindi ecco qua che oggi porto la mia gratitudine a tutti coloro che nel visibile e nell'invisibile stanno lavorando per la comunità, dalla loro coscienza e dalla loro autenticità, dal loro impulso interiore, e anche coloro che non fanno quello che, diciamo, io possa ritenere la cosa migliore, stanno sicuramente agendo dalla loro massima buona fede. Quindi io li ringrazio, perché è la buona fede che risolve le cose, non l'azione. È lo stato di coscienza che informerà il campo della coscienza umana. È l'amore per quello che stai facendo, che sia un tifoso di calcio o un medico o un operatore olistico o un operatore come si dice, della nettezza urbana, qualunque cosa, un macellaio, qualunque cosa, un vegano, tutti coloro che stanno agendo dal loro amore stanno risolvendo la cosa per tutti, quindi tutti quanti stanno facendo il bene. Quelli che stanno invece agendo dal dolore, dalla disperazione, dal giudizio, eccetera, ovviamente stanno facendo fare a noi la fatica dell'amore incondizionato verso di loro, che è un grande sforzo, è un meraviglioso sforzo, e che questo sforzo si radica nel campo della coscienza e lo fa ancora più potente. Quindi grazie anche a loro, a quelli che stanno nel giudizio, a quelli che stanno nel disprezzo, quelli che stanno nella dualità del giusto o sbagliato, perché questi ci fanno sforzare di essere ancora più accoglienti, ancora più compassionevoli, empatici, e fanno il loro lavoro anche loro, dalla loro coscienza, perché oggi ognuno risponde solo alla sua coscienza e alla sua idea di Dio. Io non sono nessuno per dire chi deve fare cosa, chi deve fare per soldi, chi deve fare per l'amore della comunità. Non sono io che giudico niente, io ringrazio tutti quelli che stanno agendo dalla loro coscienza. Poi se la vedono con la loro coscienza, con la loro idea di Dio. E anche coloro che non hanno nessuna idea di Dio lo fanno dal loro impulso interiore, dalla loro esperienza di anima. E quindi grazie anche a loro e grazie a tutti e buona giornata.